circa 10 anni che Aprilia ha deciso di sfornare la sua Aprilia RSV4, relativamente pochi, eppure nella testa degli appassionati, di tutti gli amanti delle moto racing, è ormai diventata un must, un riferimento assoluto. La concorrenza comunque la tiene in altissima considerazione, ma soprattutto tutti i motociclisti, da quando ha vinto i suoi ben 3 mondiali Superbike. Nasce intorno ad un telaio doppio alluminio, una evoluzione ciclistica e tecnica sopraffina da vera moto da corsa, sin dall'inizio, sì, perché Aprilia così fa le moto da corsa che vanno su strada, sempre dai tempi dell'RS125, dai tempi della 250 GP, dai tanti mondiali nella MotoGP fino alla Superbike. È un'evoluzione continua per mantenere sempre in alto, al vertice della categoria, la sua RSV4, un nome che è entrato ormai nella testa di tutti gli amanti delle moto sportive e che è un vero riferimento per alcuni aspetti, la maneggevolezza, la precisione di guida, ma soprattutto il fatto che sia una moto specialistica, una moto adatta alla pista, una moto quasi pronto gara che si evolve ogni anno alzando sempre quell'asticella a livello di performance assolute sul tempo sul giro. Questa evoluzione 2020 che abbiamo provato oggi qui sul circuito del Mugello, abbiamo trovato le nuove sospensioni, che è la novità più importante sulla versione Factory, che ricordiamo essere la 1100, mentre invece la versione standard, tra virgolette, la RR, è la versione 1000. Si differenziano principalmente per le sospensioni Hollins sulla Factory, per i cerchi forgiati in alluminio, per l'elettronica più evoluta. Tra la RR e la versione Factory, oltre alla cilindrata da 1000 a 1100, cambia molto altro. Cambia tutta la parte in carbonio, le sovrastrutture che di serie sulla Factory, come in questo caso, sono numerose e tutte in carbonio, dal parascarico fino al rivestimento del serbatoio, fino alle alette o ai parafanghi, e poi principalmente le sospensioni, che sulla 2019 e negli anni precedenti la Factory era già equipaggiata con sospensioni Hollins. Ecco, questa è la versione 2019, questa è la 2020, che cambia non solo nelle grafiche, che sono l'aspetto più evidente, ma anche nelle sospensioni, sempre Hollins, ma le nuove, le Smart EC 2.0, sospensioni semi-attive, vale a dire il controllo elettronico della centralina, che dialoga con la piastra iniziale, sulla quale Aprilia è stata una delle prime a utilizzare questo livello di traction così evoluto, quasi simile a quello della MotoGP o di una Superbike di oggi. Si aggiunge il sistema delle sospensioni attive, che regola esclusivamente la parte idraulica, quindi vale a dire lo smorzamento in compressione o in estensione, sia della forcella che del mono, e che si regola automaticamente prevenendo e adattandosi sia al circuito, sia alla velocità, sia all'apertura del gas, ma soprattutto allo stile di guida del suo pilota. Quindi su un curvone veloce, se apriremo più rapidamente e tutto il gas in una marcia bassa con alto numero di giri, e se siamo molto piegati, automaticamente per esempio il freno idraulico in compressione del mono sarà più rigido, sosterrà di più il posteriore, minimizzerà l'affondamento e avrà un assetto più stabile e più preciso. Invece se andiamo più piano, automaticamente tutto sarà più morbido e più confidente anche per chi inizia ad andare in pista. In conclusione, la moto era già ai massimi livelli nel 2019. Questa chicca, tra virgolette, elettronica, questo livello di sospensioni sposta ancora più avanti la performance assoluta di questa moto. Ma ciò che ci piace ricordare è il piacere di guida che sa dare. Questo avantreno precisissimo, la capacità di chiudere il gas e andare alla corda, di essere gestibile, stabile e precisa come una lama anche alle massime pieghe. E poi questa rapidità nei cambi di direzione e inserimento di curva, che forse ha solo lei tra tutte le mille oggi sul mercato. Molto simile in questa a una 250, non a caso è stata sviluppata da Max Biaggi, che con questa moto, ricordiamo, ha vinto 2 dei 3 mondiali vinti da RSV4. Il prezzo di 26.050 per la Factory 2020, mentre invece la RR con cilindrata 1000, sospensioni Showa e con freni standard Brembo e non con il stilema della Factory, ha un prezzo di circa 20.000 euro.